Ragazzi, benvenuti su Gastrip Drums. Questo è un video molto importante perché oggi voglio parlarvi di batterie elettroniche low budget ma con caratteristiche particolari, o almeno così dovrebbe essere, perché mi ha mandato un pacco Frenexport insieme a Nuex, e si dice Nuex e non Nux, mi raccomando, e qui dentro c'è una batteria elettronica che vi faccio vedere. Eccoci, adesso possiamo veramente aprire questo pacco. Taglierino. E in realtà sono partito subito a bomba con l'unboxing di questa cosa perché sono gasatissimissimissimo. Poi dopo vi spiego bene il perché di tutto questo video, perché ci sono un sacco di perché. Ah, ecco qui, molto bene. Tra l'altro figata che la batteria è in un pacco non così grande in realtà. Super super compatta e leggera. Allora, la batteria che vi avrei voluto far vedere, ed era quella che c'era sul pacco prima, è questa qua, se no anche questa qua, vabbè, è la stessa. Queste magari dopo ci servono, teniamole qui. Allora, mi sono messo il pacco qua. Che cosa abbiamo qui? Ah, che figata! Prima cosa, bomba, che c'è scritto finalmente cosa c'è dentro alle scatole. Qui so già che ci sarà lo snare. Raga, è una roba che questa aspetto da anni. Cioè, dentro ogni scatola ditemi che cosa c'è, se no è un problema. E la figata, la prima figata, che nonostante questa sia una batteria low budget, quindi di fascia economica, ha tutte le pelli mesh, ovviamente marchiate Nuex. Qui sotto poi vi lascio i link che vi servono, il sito Nuex, il sito Frenexport, tutto quanto vi lascio, quindi tranquilli. Che cos'ha questa batteria? Allora, a parte il rullante che è questo qua, poi altri tre pad che sono i due tom e il timpano, poi ha addirittura tutto, in realtà ha tutto, perché ha sia le aste piatto che sono da attaccare al rack, a tre piatti Charleston, Crash e Rite. Poi essendo una batteria elettronica possiamo far diventare questi piatti anche quello che vogliamo, Crash, Splash e China, che ne so. Ovviamente ha il modulo che è questo qui, super super compatto, molto carino devo dire, molto bello. Eccolo qui, questo è il modulo di questa DM210, anche perché comunque sono partito talmente carico che neanche vi avevo detto il modello di questa batteria, perché sono così gasato di provare che vabbè, mi sono lasciato alcuni pezzi indietro, ma tranquilli, vi dirò tutto. Quindi, a parte tutto, qui dentro, ecco qua forse, perché qui c'è anche, perché la figata di questa cosa, quante volte ho detto la figata, mille, ma non fa niente, l'altra figata di questa batteria è che ci dà tutto, anche i pedali, anche le bacchette. Cioè di solito quando prendiamo una batteria elettronica spesso dobbiamo poi comprarci il Charleston a parte, il pedale della cassa a parte, tutto a parte, e quindi ci rimane poco. Qua abbiamo già tutto, quindi anche pedale marchiato Nuex, eccolo qui, quindi c'è tutto raga. Abbiamo tutto, possiamo, basta, non lo faccio più l'unboxing, sono troppo curioso di andare a provare la batteria. Quindi vado a montarla, tolgo ovviamente la mia batteria acustica e vado a montare questa Nuex DM210. Eccoci qua, siamo a posto, abbiamo montato finalmente tutta la batteria. Devo dire che ci ho messo pochissimo a montare la batteria, e una cosa che mi ha stupito è la robustezza dei materiali di questa batteria, perché una batteria digitale, una batteria elettronica come questa qua, soprattutto sotto una certa fascia di prezzo, in pratica, soprattutto per quanto riguarda le batterie economiche, non sempre è così tanto robusta. Questa mi piace perché ovviamente ha, come al solito, tutti questi tubi, diciamo, che servono appunto per tenere insieme tutta la batteria,
ma questi sono veramente molto 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 robusti, nonostante la batteria sia super leggera, cioè si può tranquillamente alzare tutta insieme e portare dove si vuole, perché è piccola questa batteria, più o meno tiene 1,5 metri x 1,5 metri, ve lo dico dato che molto spesso per quanto riguarda le batterie elettroniche me lo chiedete quant'è l'ingombro della batteria. Questa ingombra veramente molto 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 poco. Sicuramente i punti a favore sono le pelli mesh, raga. Anche qua le batterie di questa fascia di prezzo solitamente hanno i pad normali in plastica che rimbalzano un sacco e non hanno rimbalzo normale. Queste hanno le pelli mesh, tutte pelli mesh, con possibilità di modificare la sensazione della pelle, perché ogni tamburo ha tutte le viti che si possono avvitare o svitare per riuscire ad avere la sensazione di una batteria acustica quando la suoniamo. Oltre a questo, voglio provare queste bacchette qua della Nuex, che sono molto leggere, ma consiglio che vi do: quando suonate una batteria elettronica usate delle bacchette abbastanza leggere. Queste qua infatti da usare su un'acustica sarebbero fin troppo leggere per quanto mi riguarda, ma su un'elettronica non sono per niente male. Mi metto le cuffie, se no non sento niente. Quindi, questione suoni. Avete già sentito qualcosina? E tra l'altro, già prima cosa che vi dico, super figata. Sia il ride sia il crash, se li stoppiamo, si stoppano. Questa non è per niente una cosa scontata. Il ride ovviamente ha due suoni, sia crash sia ride. E appunto, se li fermiamo, si stoppano. Quindi, questione suoni. Partiamo dalla questione suoni e vediamo anche un po' la centralina come funziona. La centralina, per prima cosa, ha i cavi che si attaccano direttamente tipo la presa SCART, diciamo, della televisione. Quindi da una parte avete una presa tipo SCART che si attacca direttamente sotto la centralina, di lì partono tutti i cavi. La comodità di questa cosa è che da una parte ovviamente dovete attaccare i cavi ai tamburi, dall'altra parte avete un solo cavo, diciamo, più grande da attaccare e finita lì. Quindi non avete tutti i cavi da attaccare alla centralina. Questa è una cosa molto comoda, secondo me. Da questa parte avete due uscite RL, un aux in, quindi potete tranquillamente prendere il vostro cellulare, attaccargli un cavo e mandarvi la musica o quello che volete, un video da vedere, dentro la centralina. Avete l'USB e avete un'altra entrata per un piatto aggiuntivo, volendo. Poi, questione suoni, ce ne sono 15 di possibilità completamente customizzabili. Questo era il primo, poi avete... Ovviamente in questo momento vi sto facendo sentire i suoni come vi vengono dati, ma questi sono completamente customizzabili. Quindi il rullante è troppo forte? Posso andare ad abbassarmelo. Il tom è troppo piano? Me lo alzo, posso fare veramente quello che voglio. Non mi piace il suono di rullante? Cambio suono di rullante, poi dopo vi faccio vedere bene come si fa. Altri suoni, rock. Oppure andiamo avanti, a caso, funk. Questo è molto particolare come suono. Ultimo che vi faccio vedere, electronic. Molto carino e molto divertente, devo dire. Ci sono alcuni suoni più da batteria normale, come tutte le batterie digitali, e altri suoni più da divertirsi, quindi percussioni, suoni elettronici, eccetera. Suoni ce ne sono veramente tanti, come vi ho detto. Poi basta andare su menu e modificare il suono che vogliamo, tipo
adesso sono tornato al mio suono iniziale, basta che vado su menu, voice, schiaccio enter, snare 1, oppure snare 2, 3, tutto quello che voglio. Tom, stessa cosa. Piatti, ride. Ho un sacco di possibilità e poi posso suonare con i suoni che ho deciso io. Adesso mi è scappato anche un side stick mentre suonavo. Perché? Perché oltre ad avere una buonissima sensibilità, su qualsiasi tamburo o piatto, ho anche il side stick, quindi se io vado a posizionare la mia bacchetta su tutto il rullante, posso usare il side stick. Altre cose, dopo avervi parlato un po' in generale della batteria, cosa possiamo fare? Allora, nella parte sinistra abbiamo tutto quello che riguarda, diciamo, più lo studio, quindi noi possiamo andarci a mettere un click. Che possiamo mettere in quarti, possiamo mettere in ottavi, in sedicesimi, in terzine, quello che vogliamo. Possiamo andare ad aumentare il riverbero, qui c'è scritto reverb. Il riverbero alla nostra batteria, così non ne ha, se non pochissimo. Possiamo andargliela ad aumentare. Quanto vogliamo? Ottimo, poi adesso forse il rullante è un filo alto, però comunque possiamo mettergli il riverbero che vogliamo, a me piace non troppo riverberosa, quindi stiamo sull'1. Questione coach, allora, questione coach è enorme, la questione coach di questa batteria, perché ci permette di studiare proprio insieme alla batteria, quindi di avere dei metronomi diversi, di avere metronomi che vanno e vengono, di avere metronomi strani, di registrarci, un sacco di cose possiamo fare. E quindi, non sto a spiegarvelo qua perché ci sarebbero veramente troppe cose da dire, quindi se volete che vi parli della questione coach di questa batteria e di quante cose può fare, scrivetemelo qui sotto nei commenti e vi faccio un video dedicato. Così non stiamo a fare un video tutto su questo adesso, ma al massimo se volete ve lo faccio un po' più avanti, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Questa è tutta la parte di studio, diciamo. Dalla parte destra della centralina abbiamo invece tutta la parte di canzoni. Quindi, song possiamo andare e abbiamo 10 canzoni possibili che possiamo far partire tranquillamente. Ovviamente sono canzoni per batteristi, quindi di musiche diverse, di generi diversi, ad esempio questa è la seconda. E in realtà la cosa qua, secondo me, non è tanto sentire la canzone. Ovviamente non è una canzone di Vasco Rossi, che diciamo, oh, che figata pazzesca. Questa però è una canzone che ci serve a noi. Quindi a noi per imparare a suonare sulle canzoni, possiamo aumentare, diminuire il tempo, possiamo fare quello che vogliamo. Più che altro, la cosa molto figa, è che dopo che abbiamo sentito che cosa suona la batteria, noi possiamo andare a togliere la batteria, schiacciando drum off. Prendiamo un'altra canzone. Voglio sentire prima la batteria come fa. E adesso, dopo aver capito come funziona, vado a togliere la batteria. Quindi è veramente ottima come cosa. In più l'ultimo tasto che non vi ho fatto vedere è la funzione REC, perché voi avete la possibilità
di registrare anche questa batteria. Potete registrarla con la canzone, senza la canzone, quindi solo voi batteria. Potete registrare anche quello che sta entrando nell'auxin. Quindi se voi avete una drum cover che avete trovato su YouTube, mettete sull'auxin e andate a registrare la vostra cover con la canzone, con la batteria, con tutto. Quindi non avete bisogno di schede audio, mille cose difficili che poi come faccio a registrare, non sono capace, ma registrate tutto direttamente da questa centralina, poi ve lo pigliate, ve lo esportate, lo mettete su YouTube, lo mettete su Spotify, lo mettete un po' dove volete. Ma la figata è che appunto con questa batteria avete già la possibilità di avere dei suoni comunque molto fighi, perché potete cambiarli, potete mettere di verbo, potete mettere quello che volete, e in più potete registrare i vostri suoni sui vostri brani preferiti senza l'uso di mille cose, semplicemente con questa. Quindi ragazzi, sono super super felice di avervi portato questa batteria sul canale, perché finalmente sono riuscito a trovare una batteria che abbia un costo per niente elevato, ma rispecchi tutti i bisogni di un batterista. Quindi sicuramente questa batteria la consiglio a chi ha le prime armi e vuole una batteria elettronica che funzioni bene, che non abbia problemi, che non abbia i soliti problemi delle batterie economiche. La consiglio a chi vuole studiare e quindi ha bisogno di uno strumento performante da tenersi magari anche in casa, o volendo anche per andare a fare dei live, perché comunque questo strumento andrebbe benissimo anche per suonare live. Ma la consiglio anche a chi è magari già più esperto, ha già una batteria acustica elettronica buona, ma vuole qualcosa da spendere poco, diciamocela tutta, e tenersi magari in casa per studiare. Quindi io assolutamente ci studierei in modo super tranquillo con questa batteria. Poi con la questione coaching che vi ho detto si studia ancora meglio, ma come vi ho detto, se vi interessa scrivetemelo qui sotto nei commenti. Io voglio ringraziare tantissimo Nuex e FrenExport per avermi mandato questo strumento fighissimo che appunto non avevo mai provato e sono stra mega felice di aver provato, grazie mille. E basta, con questo qui sotto in descrizione trovate tutti i link che vi servono, qui sotto in descrizione trovate il link che rimanda all'articolo sul sito Gastube dove ci sono un pochettino di informazioni in più. Vi ringrazio per essere arrivati a fine video e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!